Valorizzare il patrimonio storico ed archeologico attraverso la donazione di 3 vetrine al Museo di Gela. Custodiranno reperti che attualmente non riescono a trovare spazio. È l'obiettivo del Kiwanis Club. In occasione del One Day Kiwanis si è svolta una interessante iniziativa con la partecipazione anche delle mini guide della scuola Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Il museo chiaramente quindi rappresenta un punto cardine del turismo che deve venire quindi che c'è quando Gela. Valorizzare quindi il museo e soprattutto valorizzare i reperti che sono nascosti. Voi considerate quindi che ci sono più di 4.000 reperti che sono messi quindi nel sotterraneo quindi del museo e che attendono quindi di essere quindi esposti. Quindi iniziare quindi con la donazione di delle vetrine per cercare quindi di esporre questi reperti quindi ci sembrava quindi più che logico e sociale da parte del Kiwanis. Saranno delle vetrine complementari a quelle che abbiamo per esporre quel materiale che purtroppo non possono essere esposte per problematiche diverse, per logiche diverse che non fanno parte del percorso o che si vogliono mettere in esposizione quelle che purtroppo sono conservate e non possono essere esposte. Conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico e storico di Gela partendo proprio dai più piccoli. È stato facile fare la mini guida? Ci vuole tanto studio, e impegno, costanza. E nonostante sia poco valorizzato è piena di reperti che dovrebbero essere più considerati secondo me. Ogni anno tutte le classi quinte, tutti e 100-125 bambini vengono preparati in questo itinerario didattico che coinvolge lo studio dei reperti archeologici presenti nelle vetrine nel ricchissimo nostro museo e loro spiegano la ceramica, i miti rappresentati e tutto il resto. Durante l'iniziativa erano presenti anche gli alunni del liceo artistico. Abbiamo avuto l'occasione di poter comunque approfondire il nostro studio e le nostre conoscenze sulla storia e grazie soprattutto al contatto con le fonti dirette e anch'io che facevo parte delle mini guide ho avuto anche l'occasione di rivivere tutta questa situazione che è piacevole. E questa giornata è molto interessante perché appunto ci permette di riscoprire il nostro passato che ancora oggi vive nel presente. Perché l'interpretazione di tali fonti fa comprendere il modus operandi quindi dello storico, fatto di ricerca, analisi e interpretazione delle fonti, nonché la riscoperta delle radici del passato.